Buongiorno a tutti quanti da un semplicissimo fan dell'animazione. Oggi voglio parlarvi di un film ai più sconosciuto, ovvero Il prigioniero di Zenda. Un film d'animazione prodotto dalla Burbank Animation Studios, uno studio di animazione che dal 1982 all'89, sotto il nome di Burbank Films Australia, e dal 91 fino al 2002 con il nome più famoso, ovvero Burbank Animation Studios, ha prodotto una versione animata di diversi racconti d'avventura per ragazzi. Questo film, essendo dell'88, fa parte della prima parte di vita di questo studio di animazione australiano. E ora una piccola curiosità: il film è stato realizzato in uno studio succursale a Manila, capitale delle Filippine. E detto questa piccola chicca, passo subito con la trama. Il film ricalca a grandi linee il romanzo di Anthony Hope. In Ruritania, una nazione che esiste soltanto in questo racconto, il re Guglielmo VI, in punto di morte, convoca i figli Rudolf e Michael a suo cospetto per nominare il primo come suo successore al trono. Michael però non gradisce la decisione dell'ormai defunto padre e con i suoi scagnozzi inizia a cospirare contro il fratello per ucciderlo e prendere il suo posto sul trono. Tuttavia la principessa Antoinette, compagna del principe Michael, non vuole prendere parte a questo complotto e così decide di avvertire il principe Rudolf circa i piani del fratello. Rudolf, dopo aver appreso la notizia, manda Antoinette a Londra ad incontrare un suo sosia, Rudolf Rassendyll, per farlo partecipare ad un piano che il principe Rudolf ha pensato come controffensiva nel caso il principe Michael vada all'attacco. Guardiamo adesso i personaggi. Il principe Rudolf di Ruritania è protagonista principale. Diventa a sorpresa il successore al trono del suo defunto padre e per questo viene preso di mira dal fratello Michael. Rudolf Rassendyll è un giovane inglese che, a differenza dai baffetti, è praticamente identico al principe Rudolf, che oltre ad essere un suo sosia è anche un suo omonimo. Viene convinto a prendere parte al piano del principe Rudolf dalla principessa Antoinette e parte per la Ruritania insieme al suo comico amico Charlie Hubsworth, che è il comic relief del film. La principessa Antoinette è la compagna del principe Michael, che però lascia una volta sentito il suo piano per uccidere il fratello. Se i due Rudolf fungono da mente, Antoinette può essere definita come il braccio in quanto segue fedelmente i piani dei protagonisti, e in un paio di occasioni prende anche l'iniziativa per uccidere i due scagnozzi, appunto, del principe Michael, prima che questi ultimi stavano cercando di uccidere Rassendyll. Il principe Michael è il fratello malvagio del principe Rudolf, che studia diversi piani per uccidere il fratello e quindi succedergli sul trono di Ruritania, e per questo si avvale dell'aiuto di quattro scagnozzi, uno più scemo dell'altro. Il prigioniero di Zenda è il più celebre romanzo scritto da Anthony Hope, e a differenza di esso, le opere derivate, tra cui questo film, presentano tante differenze, sebbene la struttura resti sempre la stessa. Tutta la prima parte del film viene soltanto brevemente accennata nel romanzo originale, ovvero la morte del re Guglielmo, l'arrivo di Rassendyll, i piani del principe Rudolf e i disastri degli scagnozzi di Michael. Nel romanzo, infatti, si parte direttamente dall'incontro tra i due Rudolf, che è casuale a differenza del cartone dove invece è stato il principe Rudolf a chiedere di incontrare Rassendyll. Fra l'altro, secondo i racconti di Hope, il principe Rudolf non è poi così ben voluto dal popolo, e inoltre, sempre nel romanzo originale, viene dato molto più spazio al triangolo amoroso tra i due Rudolf e la principessa Flavia, che è la fidanzata del principe Rudolf, che invece in questo film ha trovato pochissimo spazio. Tra le altre differenze che voglio citare, ci sono i tantissimi scagnozzi di Michael che vengono uccisi nel romanzo originale, mentre nel film invece vengono mostrati soltanto due morti e tutti i vari tentativi di corruzione tra gli uomini di Michael e Rassendyll sono stati tagliati. Sempre nel romanzo, tra i fedeli servitori del principe Rudolf ci sono Fritz e il colonnello Sept, mentre nel film invece quest'ultimo non è neanche presente. Al contrario, l'oste Elgrin e il buffo Mr. Hobbsworth sono stati inventati solamente per creare delle gag per questo film, e basta. E quindi non fanno parte del romanzo originale. Adesso però voglio parlare un attimo del film. Questo film non funziona perché ha delle falle enormi in diversi punti della pellicola. Nel romanzo, Rudolf succede a Guglielmo VI perché era il figlio maggiore. Il film invece, prima lo stesso re Guglielmo dice che Rudolf e Michael sono gemelli, probabilmente eterozigoti. Poi però Michael dice di essere lui il primogenito, e Rudolf conferma questa tesi. Quindi, sono coetanei oppure no? Ma le incongruenze non si fermano qui. Nel romanzo, come già detto prima, i due Rudolf si conoscono già perché sono anche due cugini, e questa cosa viene specificata. E questo qua serve anche a spiegare perché Rassendyll è tra gli invitati alla festa di incoronazione di Rudolf. Infatti nel romanzo i due scoprivano soltanto di essere gemelli, però si conoscevano già. Nel film invece Rassendyll sembra non aver mai neanche sentito nominare il principe Rudolf, e quindi non si spiega perché il principe Rudolf sapesse con certezza assoluta che a Londra si trovasse un suo sosia. Capite che mancano delle informazioni?
Poi, mentre Rassendil e Absworld viaggiano verso Londra, Rassendil dice che Rudol sarebbe diventato re in quello stesso giorno, lo dice proprio lui. Ma da quel momento al giorno effettivo dell'incoronazione passeranno almeno 2-3 giorni narrativi. Quindi non riesco a capire se quella frase fosse soltanto un errore di traduzione in italiano o se invece è stata proprio scritta male dalla sceneggiatura. Un'altra cosa che non riesco a spiegarmi è il principe Rudolf il giorno prima dell'incoronazione. Lui sapeva che Michael stava tramando contro di lui, sapeva che potevi fare qualcosa, sapeva che l'ultima occasione che aveva per fargli qualcosa era appunto agire prima dell'incoronazione. Ma a parte questo, il principe Rudolf si è sempre dimostrato all'altezza della situazione, mostrando anche grande intelligenza su come ingannare Michael. Ma in questa occasione in particolare si lascia proprio giocare come un babbeo, facendosi avvelenare dal vino particolare che Michael gli ha offerto. Non riesco proprio a capire come mai sia diventato così scemo soltanto in questa occasione. E infine c'è anche un incredibile buco di sceneggiatura. Quando Antoinette ritorna a Zenda, Michael la rapisce e la interroga. Lei confessa che il principe Rudolf ha un sosia, cosa che nel romanzo Michael sapeva già. Però Michael, da questa risposta, visto che Antoinette non dice nient'altro, riesce a capire che l'individuo incoronato è Rassendil e che il vero Rudolf si trova allo sciale di caccia. O in realtà è Sherlock Holmes sotto menti di spoglie, oppure si sono dimenticati di inserire una frase più dettagliata, perché altrimenti non si spiega come Michael sappia tutte queste informazioni senza che nessuno gli abbia detto nulla. Senza contare che Rudolf ha sempre vissuto all'estero e che è ritornato in Ruritania soltanto in occasione della morte del padre. Quindi come faceva a sapere che il suo nascondiglio fosse lo sciale di caccia? Anche in questo caso mancano informazioni. Io personalmente da piccolo avevo anche notato tutti questi buchi di sceneggiatura, ma nonostante questo Prigionieri di Zenda mi è sempre piaciuto come film. Ho disintegrato letteralmente la videocassetta a furia di riguardarla, e ancora oggi ogni volta che guardo questo film vengo assalito da tanti di quei ricordi che davvero mi hanno fatto diventare un nostalgico del cazzo. Ad ogni modo le gag mi fanno ridere ancora adesso, soprattutto quelle dell'oste Elgrin, che viene soprannominato il vecchio pazzo da Michael, che prima, dopo che gli ha passato il vino, gli chiede di dimenticare la sua visita. E dopo, quando ritorna, perché il vino non funziona immediatamente ma soltanto ad effetto ritardato, Elgrin si è dimenticato per davvero di aver ricevuto il principe Michael. E questo dà là ad una serie di equivoci che mi hanno sempre fatto piegare in due dalle risate. Sì, mi diverto proprio con poco io. Come sapete io non sono un amante delle spalle comiche nei cartoni animati, ma Charlie mi è proprio piaciuto. Non lo trovo per niente irritante e la sua presenza non è per niente fastidiosa né ingombrante. Svolge il suo ruolo, fa le sue battute, ma si lascia guardare. Quindi sotto questo punto di vista hanno fatto un buonissimo lavoro. E sempre a proposito di comicità, io anche apprezzo il fatto che tutta la parte finale del film, che nel racconto era piuttosto violento, piuttosto cupo, qua sono state sostituite da tante gag in cui Rassendil riesce ad avere la meglio con l'astuzia piuttosto che con la forza. Comunque grazie a questo film ho conosciuto per la prima volta la Burbank Film Australia. E poiché ci sono altri film, sempre di questa casa di produzione di cui voglio parlare in futuro, questo qua non sarà un addio, ma sarà sicuramente un arrivederci alla Burbank Film Australia. Detto questo, io mi fermo. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, ricordo di supportarmi con un like e con l'iscrizione se ancora non l'avete fatto, e io vi do l'appuntamento ad un prossimo video, ragazzi. Au revoir!